fino all'89esimo e 45 secondi il vostro piano partita era riuscito, perché siete riusciti a bloccare la fase offensiva del Pescara, anche se Bisogno è stato bravissimo. Poi abbiamo gestito male la palla, abbiamo gestito male il momento e Pescara ci ha fatto gol. Non ha rubato niente, non hanno rubato nulla, però sinceramente io ci avevo creduto. Noi siamo stati bravi a chiudere tutti i varchi al Pescara e siamo stati meno bravi nel creargli delle difficoltà. Analisi, credo che non fa una piega. La vuole spendere qualche parola per Bisogno, perché abbiamo visto un portiere che era diventato, abbiamo detto in cronaca, Buffon di Berlino 2006. Bisogno è stato bravo, ci ha tenuto in gara tutta la gara, è stato bravo, come sono stati bravi altri giocatori. Lei chiedeva però un po' di più alla sua squadra in fase di riproposizione. Sì, e per quello non ci siamo riusciti, un po' sicuramente leggermente, un po' per merito del Pescara, ma noi avremmo potuto fare qualcosa di meglio, gestire meglio la palla, ripeto, però con l'uscita di Mungo ci ha penalizzato molto, perché è il giocatore più tecnico a centrocampo che abbiamo. Cosa ha fatto Domenico? Non lo so. Anche forse l'unica volta ci eravate riusciti nel primo tempo a correre bene in ripartenza, è stato molto bravo Aloy a fare la transizione negativa. Sì. Sì, no, poi ci sono state altre due o tre occasioni che potevamo gestire in maniera diversa, però insomma dai, diciamo ha vinto la squadra che ha giocato meglio, la squadra, però resta rammarico che fino al 90esimo potevamo portar via un punto, questo è un grande rammarico.